E effettivamente si entra per cercare di portare a termine, diciamo, questo campionato in una maniera tale che il prossimo non ci dà dolori. E quindi questo passaggio lo guarda con estremo favore, avendo la massima gratitudine sia nei confronti del presidente Altieri, che in questi mesi si è sobbarcato il compito appunto di assicurare la sopravvivenza alla società, sia al vecchio e nuovo presidente abruzzese che ancora una volta si fa carico di questa situazione. Ci sono delle persone, ci sono anche il comitato che con Alberto, Alberto non è che Alberto starà dentro, perché è venuto per 2 mesi giornalmente, era peggio, è stato peggio di Borsani, è stato Alberto, peggio di Borsani a marcare stretto. E ormai Alberto starà dentro, ci saranno altre persone di Trani, il comitato, giusto o no? Com'è? Calcio in quest'epoca non si può fare pensando che vi possano essere interventi economici da parte delle amministrazioni comunali. Le amministrazioni comunali hanno il compito e il dovere di assicurare le strutture perché l'attività sportiva possa essere svolta. Oltre non possono fare, non soltanto perché c'è una crisi economica della quale credo ormai sappiano anche i bambini, ma anche e soprattutto perché con la legge finanziaria di quest'anno l'elargizione di contributi a qualsiasi associazione, a qualsiasi titolo, è severamente vietata dalla legge. Quindi è bene che queste cose si sappiano bene, in modo tale che il quadro sia molto chiaro. Dicono sempre che faccio un dettatore, capito? Allora allarghiamo gli orizzonti a tutti quanti, anche se certe volte fare il dittatore è buono, però nel calcio moderno, oggi, non puoi fare il dittatore. Il nostro principale impianto sportivo per il calcio è lo stadio comunale. Viene gestito dalla società Polisportiva Trani, 2006, perché la vera Polisportiva Trani era 1929, ma abbiamo avuto anche cura che questo nome non fosse disperso. Questa società gestisce l'impianto in virtù di una gara aggiudicata, credo, un paio di anni fa, un anno fa. Un anno e mezzo fa. Ma mi fa piacere che abbia già garantito la sua disponibilità per consentire la fruizione anche della Portis, così come è stato finora, a titolo gratuito per quanto riguarda le partite Partite benevento. e allenamenti. Dire che la scuola del calcio, di calcio, lo sport, perché il calcio è lo sport principe della città, di tutte le città, non si chiama Abruzzese, Fanelli o chi che sia, si chiama Trani. Ed è normale che in questa visione, in questa cosa, bisogna portare avanti il discorso. Per quanto riguarda il settore giovanile, io sentivo quello che il presidente abruzzese diceva. Abbiamo al momento il campetto che, tra le altre cose, è stato oggetto di miglioramenti fisici, se non ricordo male, come l'assessore Labbi ha tenuto a fare in questo tempo. Prospettivamente, ma è chiaro che non è una cosa di domani, certamente di dopodomani, ci saranno degli altri campi, in particolar modo nel quartiere Sant'Angelo, dove accanto alla piscina è prevista la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica per partite di calcio a 11. È normale Tu in che dote che porti? in due, Cioè hai un... io che valgo per 30, altre domande? Siamo liberi? Sì. Bene, grazie a tutti, in bocca al lupo. Grazie. Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao.